Delfina aspetta un bambino. Il mio signore papà. Il frutto della sua genetica immacolata. L'erede al trono del Krikoragan. Un bambino. Vi ringrazio, Dei. Grazie. Io. Grazie per questo frutto regale. Che ne prende, signore? Mi sembra pallido. Certo, sarà molto emozionato, no? È una notizia davvero commovente. Una vita che nasce. Non riesco a crederci, Evaristo. Non mi sembra possibile. E com'è successo? Com'è successo che cosa? No, dico, com'è stato? E quando... quando avete saputo che... ve lo aspettavate? No, ma che ce lo aspettavamo, Evaristo? Questa è una tragedia. Io ho sentito che lo diceva a qualcuno, ma non so a chi. È chiaro che ora me ne devo prendere cura. Signore, quando il destino è scritto... Sì. Il destino è terribile quando è già scritto. Va a cercare Delfina, devo parlare con lei. Non ci posso credere. È assurdo. Flor, ma tu eri qui. Vuole rovinare la festa a queste povere creature? Cosa vuole? Ricattarci tutti? Vuole denaro? Che cosa vuole? Mente Malala, come puoi trattarla così? Sei diventata pazza! Sto facendo per voi, ragazzi! Non dire una parola, non ci provare o ti riempio le ossa di piombo. Ma la volete lasciare parlare una buona volta? Ora non posso. Ah, no? Sono molto in ritardo al lavoro e rischio di farmi licenziare. Addio! Vada! Rosa! Ma è possibile? No, fermo! Ciao! Come sta? Che piacere! Gilberto, tutto bene? Malala, questo è per lei. È per me? Vediamo. Oh, Gilberto! Ascoltami, Gilberto. Malala appartiene solo al sottoscritto, quindi questo te lo indossi tu e poi te ne vai alla porta del Sambodromo ad aspettare il carnevale. Andiamocene, Malala! Vieni qua con lui! Ciao. Aspetta! Forza, via di qua, Malala! No, Flor, non andartene, ti prego. Lasciami spiegare. No, sono io che ti devo spiegare che sono qui per errore, perché stavo cercando qualcosa ma non riuscivo a trovarlo, quindi sono venuta per sbaglio e me ne vado subito. No, Flor. Hai sentito quello che ho detto a Evaristo prima? Sì. È che io non... ti giuro che non... No, ti prego, guardami negli occhi, Flor. Guardami, avanti. È inutile, perché me lo chiedi? La cicogna è già in volo e il bambino che sta portando non avrà nulla di me. Scusami. No, Flor. Posso darti un consiglio? Controlla tutto. Assicurati che Delfina sia incinta davvero, e se è proprio così, assicurati che quel bambino sia tuo.
Perché non è la prima volta che Delfina mette in piedi questa commedia. No, no, ma non l'ha raccontato a me. L'ho ascoltata mentre parlava con qualcuno. Non importa che tu l'abbia ascoltata. Non sai di cosa è capace quella persona. Sta attento, accendi la luce e tieni gli occhi aperti. Lo dico per il tuo bene. Ciao. Ah, per favore, non mi fate del male. A me sembra un gran bene che tu abbia paura. Il terrore è un elemento base dell'animo umano, mia cara signora. Dimmi una cosa, perché sei qui? Hai voglia di fare pettegolezzi? No, il ragazzo mi ha chiamata, era disperato. Sembra che non gli abbiate raccontato nulla di quello che è accaduto. E quindi... insomma... E cosa? Cosa? Ho deciso di dirgli tutta la verità. Chi sei tu per sconvolgere la storia ufficiale della famiglia? Sentiamo. I panni sporchi si devono lavare in casa, tesorino. Per favore, non voglio saperne più nulla di questa storia. Sì, vattene, sparisci, ma tieni la bocca chiusa, se no ti affettiamo come il prosciutto, è chiaro? E senza anestesia. Vola, vola! Dobbiamo sorvegliarla, Boniglia. Come fatto? I tuoi ordini sono desiderio. No, non ne posso più, non posso uscire. C'è gente di là, c'è gente in giardino. Non è possibile, la casa è piena di gente. Fai piano, Massimo arriverà da un momento all'altro a chiedermi il divorzio. Devi uscire, esci. No, un momento, perché andarsene? Giochiamocela. Cosa? Resto qui con te. No, fermo. Sì, e ce ne andiamo con tutti i soldi, che ne pensi? E festeggiamo il nostro matrimonio con una luna di miele indimenticabile. Non ci avevi pensato? Zitto, basta. Basta cosa? Che... Cosa? Cosa? Basta, è una follia! No, no, ascoltami un attimo. Ce ne andiamo con tutti i soldi. Citiamo il conte in giudizio per infedeltà, gli presentiamo una donna, lo prendiamo in trappola e così lo spegniamo. Gli prendiamo tutti i soldi, capito? Tutti per noi, forza. Andiamo con noi. Non si tratta solo di questo, non è così, non capisci? Non cosa? È questo. Cosa? Il fatto è che non voglio essere abbandonata di nuovo. È terribile. Dico, la Saint-Jean è lasciata di nuovo sulle prime pagine dei giornali, sulle riviste. Non mi va, non mi piace, sì, mi sembra deprimente. Va bene, però in ogni caso prima metti una firmetta piccina da parte di Delfina Saint-Jean al conte e noi ce ne scappiamo con tutti i soldi. Segui i consigli del tuo amante fedele. Sono il tuo amante fedele. Tu? Il mio amante fedele? Non mi prendere in giro, se vai sempre dietro alla gondola della servizio. Signora, che cosa? Si sente bene? Che ne prende? Sì, stavo... Sì, no, sto risistemando, rimettendo a posto. Voglio che a Massimo piaccia di più la stanza. Il fatto è che ho spostato molte cose pesanti e mi sono affaticata un po'. Certo, capisco, non può fare queste cose da sola. Lascia che l'aiuti. Lo voglio fare da sola, è una sorpresa, cosa vuoi? Mia signora, vorrei parlare con lei. Va bene, ho solo due secondi. Allora... Non faccia sforzi in questo momento, noi la vogliamo più forte che mai. Potresti uscire dalla mia camera? Fuori! Rapido! Addio, Evaristo! Ciao! Ci mancava solo quello stupido di maggiordomo! Fuggiamo, fuggiamo insieme, fuggiamo. Aspetta, insieme, no, fuggiamo. No, devi parlare con Massimo, devi occuparti del nostro patrimonio. Te lo chiedo per favore, forza, alzati. Su, per favore, vai a parlare con lui e io poi vedremo cosa dobbiamo fare. Io non potrei sopportare un'altra umiliazione. Lorenzo, cerca di capire, mettiti nei miei panni. Sì, ascolta, e quindi? Tu fai quello che ti pare, io me ne vado. Così ma potranno come scrivere te ne vai? Delfine Saint-Jean Torres Oviedo ha abbandonato un conte. Rosa, sono Nicolas Fritzenwalde. Non ho assolutamente nulla da dirti. Come no? È venuta a casa mia per dirmi una cosa che dovrei sapere. Ho bisogno di parlare. Non chiamarmi mai più. Non disturbarmi più. Non voglio più avere a che fare con questa storia. Hai parlato con l'ostetrica? Sì. E? Ha detto che non devo chiamarla più. Non so, sembrava così nervosa. Il fatto è che non so perché è venuta. Assurdo, sempre lo stesso. Viene a parlare e se ne va senza dire nulla. Gemelli, venite a ballare. Arrivo, prima mi faccio una doccia. No, che doccia? Devi fare l'arrosto, forza! Torno subito. Vieni, un regalo per te. Forza! Perché gli uomini ritardano sempre? Come fanno? Che succede, piccioncina Roberta? Lucas non arriva. Cosa? Dico, che bello, quanta gente è venuta, no? Un mucchio. Ah, io ho capito. Già, ciao. Lucas!